Eccoci qua, cari amici, nuovamente insieme per un video su YouTube. Oggi voglio parlarvi di un argomento che sta destando abbastanza scalpore ed è quello relativo alla docuserie dedicata a Vanna Marchi su Netflix. Una docuserie che è apparsa qualche settimana fa e che subito ha intercettato quelle che sono gli interessi del pubblico. Perché? Perché, come sappiamo, Vanna Marchi è stata coinvolta in alcuni processi che hanno avuto come vittime tutti coloro, come parte lese, una serie di persone che a fronte di delle promesse di ottenere fortuna, denaro, ritorno dell'amore, pagavano denaro, e poi è andata, come sapete. Ma io non voglio soffermarmi su questo oggi. Perché? Perché la cosa importante per la quale vi consiglio di vederla su Netflix, la serie Vanna, che è la docuserie di Vanna Marchi, è la storia, da come è partita, quello che ha fatto, quello che è riuscito a realizzare grazie alle sue capacità di vendita, oserei dire mostruose, eccezionali, e poi tutto quello che è l'attività commerciale che ha sviluppato. Quindi veniamo agli aspetti più interessanti. Vanna Marchi parte come, secondo quello che è la ricostruzione fatta da Netflix, come estetista che gira un salone all'altro di parrucchieri per fornire i suoi servizi di truccatrice ed estetista. Successivamente apre il suo salone, nel quale fa sia estetica che parrucchiere, e ha anche una ampia rivendita di prodotti, quindi punta subito sul retail. Dov'è la svolta? La svolta riguarda il fatto che un giorno entra un collega proponendole di vendere questi prodotti in un nuovo canale, la televisione, in quelle che stavano nascendo come televendite, dove c'era il baffo da crema e tutti gli altri televenditori. Bene, inizialmente non ha successo, questo lei lo dice molto molto chiaramente, no? Le prime sue comparizioni in televisione sono un disastro, non vende nulla, e alla terza apparizione addirittura piange in maniera anche scomposta, provocando il disagio da parte della troupe televisiva. Da lì cambia il suo mindset, capisce che deve fare di tutto per portare a casa delle vendite, e quindi, carissimi signori, diventa il mostro da combattimento della vendita che tutti conoscete. Una venditrice fenomenale, cioè lei capisce che la nicchia di riferimento che può essere davvero profittevole è quella legata al beauty e, nella fattispecie, al dimagrimento, e incomincia a picchiare in maniera durissima in quell'angle. Comincia a vendere, capisce che inoltre il problema del grasso superfluo è molto sentito, e allora fa un test e prova a vendere il famosissimo sciogli pancia. Peccato che lo sciogli pancia non ce l'ha, quindi è un test, no? Un classico A/B test, come quelli di cui abbiamo parlato tante volte. E questo test funziona talmente tanto che ricevono una valanga di telefonate, una valanga, non sa come fare, perché il prodotto non ce l'ha in casa, non l'ha acquistato, e si reca da un produttore locale chiedendogli di realizzare lo sciogli pancia in private label, classico, cioè un prodotto suo marchiato col suo nome,
il produttore, che è un chimico, si rifiuta, cioè questa è l'altra cosa fantastica, di creare questo prodotto, si chiama sciogli pancia, e dice guarda, io ti do un prodotto che si chiama riduci pancia, perché è impossibile scioglierla la pancia, e nonostante questo lei incomincia a vendere quintalate di questi prodotti, ma proprio un numero industriale, ovviamente suoi, che non corrispondono a quello che vende. Quindi lei vende lo sciogli pancia, a casa ti arriva a riduci pancia, ok? Vende talmente tanto che arriva a fare 5 miliardi di lire al mese di fatturato, d'accordo signori? Quindi stiamo parlando di questo. Ora, tutto il resto ai fini di questo video non mi interessa e non ci deve interessare, non vi deve interessare. Il punto è, quali sono stati gli aspetti vincenti di Vanna Marchi all'epoca, prima di, diciamo, indulgere a pratiche che l'hanno portata poi nelle aule dei tribunali. Innanzitutto la capacità di avere di vendersi, vendeva la sua persona, vendeva un personaggio istrionico, delle volte anche quasi mentecatto, ma con uno storytelling, un tone of voice veramente pungente, graffiante, la giusta nicchia, una nicchia veramente profittevole, e lo è tuttora, quella del beauty, dei cosmetici e della bellezza. Il fatto di azzeccare il canale giusto, quindi anche lì aveva visto correttamente il fatto che il canale televisivo, le televendite, attenzione, in canali regionali, quindi non in canali famosissimi come, diciamo, le Rai, Mediaset, all'epoca c'era quello, ma su canali regionali che comunque le permettevano di coprire il territorio nazionale e di accedere al giusto, alla giusta buyer persona, quindi più che altro casalinghe, o comunque se non casalinghe, comunque donne che volevano riacquistare la forma, sicuramente sposate o comunque divorziate, e poi il mindset, cioè il coraggio di investire, il coraggio di mettersi in gioco, il coraggio di acquistare prodotti, il coraggio di fare impresa. Ecco, queste sono cose che l'hanno distinta, ripeto, nel primo periodo, e che le hanno consentito di essere un'imprenditrice di successo, di far scuola, attenzione, perché altri si sono occupati di Vanna Marchi e si è arrivati addirittura a parlare di Vanna Marketing, cioè Roberto Luzzo ha fatto questo libro, che purtroppo adesso non è più disponibile, nel quale spiegava quali erano le sue tecniche di vendita persuasive che le avevano permesso di ottenere una valanga di fatturato, ok? Quindi questo è, io vi lascio con queste riflessioni, vi invito a vedere, se siete interessati a sviluppare il vostro business, la docuserie di Vanna Marchi, perché permette di avere molti, molti spunti di riflessione, d'accordo? Vi auguro buona giornata.